Radio Radicale, siamo con Lia Quartapelle del Partito Democratico per parlare dell'incontro, del vertice che c'è stato ieri a Washington tra Biden e Draghi. Allora, le volevo chiedere se secondo lei sono emersi diversi accenti sul come affrontare la crisi russo-ucraina da parte dell'Italia e da parte degli Stati Uniti, oppure se ritiene che ci sia stata un'identità, non dico totale, ma quasi totale di vedute. Beh, c'è l'identità sul quadro, e cioè che bisogna essere uniti a contrastare l'aggressione russa. Poi c'è una distinzione su un punto che non è un punto, che è un punto collegato in particolare a diverse posizioni geografiche. La crisi è europea ed è in Europa che si trova la soluzione di questa crisi, non è da altre parti, e quindi è inevitabile, necessario e giusto che le leadership europee e la leadership italiana, che in questo momento è particolarmente autorevole, cerchino anche di capire qual è il rapporto che si ha con la Russia e quindi come arrivare a un negoziato. Gli Stati Uniti sono in una posizione diversa perché sono più in retroguardia, non sono interessati direttamente dal conflitto, ed è quindi giusto confrontarsi su come arrivare a questo negoziato, a quali condizioni e che tipo di pressione mettere sulla Russia per questo obiettivo. Allora, quando Draghi dice a Biden l'Europa vuole la pace, sottintende che in realtà Biden si prepara a continuare ancora la guerra con mezzi più duri? No, sottintende che stiamo lavorando per la pace. Sottintende, non ci può essere pace in Ucraina senza una fine delle ostilità e con le truppe occupanti ancora sul territorio. Ci può essere una pace se c'è un cessato il fuoco. Senza gli aiuti militari questa cosa non è possibile, nel senso che se Kiev domani si trovasse senza armi per combattere, Kiev sarebbe, tutta l'Ucraina sarebbe di nuovo occupata, e con l'occupazione non c'è la pace. Poi dice quello che su cui tutti i leader europei stanno lavorando, cioè oltre a sostenere, essere solidali con l'Ucraina, si sta cercando di capire con la Russia che tipo di dialogo avere. Va sottolineata una cosa che forse non è chiara, cioè che i leader europei hanno continuato a tenere un dialogo con Putin, mentre Biden questo colloquio non lo ha più avuto dall'inizio della guerra, e quindi ci si confronta su come rendere fruttifero questo dialogo. È chiaro che a un certo punto un colloquio Biden-Putin sarà necessario per chiudere anche la fase più complessa delle ostilità. Draghi è uscito più forte da questo vertice, oppure bisognerà vedere un po' come si svilupperà il dialogo parlamentare qui anche sull'invio delle armi? Allora, in sala d'attesa a Palazzo Chigi c'è un leader del gruppo parlamentare più nutrito, che è Giuseppe Conte. Allora, che cosa succederà? Io continuo a non capire bene perché debba cambiare l'impegno italiano a sostegno dell'Ucraina. Il Parlamento, tutte quelle forze che oggi provano a fare dei distinguo, hanno votato a sostegno dell'invio delle armi per l'Ucraina. Non capisco perché in una fase di controffensiva ucraina noi dovremmo sospendere il nostro aiuto militare. Cioè, nel momento in cui l'Ucraina libera dei territori occupati, allora quello è il momento di far venire meno il sostegno. Quindi non capisco questa insistenza in ritornare in Parlamento a votare una cosa che è un impegno italiano su cui, secondo me, non si può tornare indietro. Altra cosa, stiamo parlando di informative, ricordo che il governo informative le fa praticamente ogni settimana su questo tema. Due settimane fa in particolare si è discusso nella sede appropriata, cioè il COPASE, sulla questione dell'invio delle armi. Quindi insomma, mi sembra che si stia cercando più di confondere le acque che di aiutare a trovare una strada per sostenere il governo a fare le cose che deve fare, cioè solidarietà all'Ucraina e capire come relazionarsi con la Russia. Senta, un buon obiettivo sarebbe quello di far terminare le ostilità entro la fine del semestre di presidenza francese dell'Unione Europea, considerando anche le parole di Macron sul conflitto?
Io non credo che diciamo, stia a noi con i nostri tempi decidere, insomma, secondo me noi sovrastimiamo un po' i nostri tempi, i nostri desiderata, non siamo noi che decidiamo, noi possiamo sostenere l'Ucraina e facilitare un dialogo diplomatico. Quello che ha detto diciamo Macron, che dice dobbiamo mettere nelle condizioni Putin di... Sì, Macron dice sostanzialmente dobbiamo sostenere l'Ucraina e poi capire come relazionarci con la Russia, perché un'umiliazione della Russia per chi vive a fianco della Russia non porta da nessuna parte, cioè bisogna capire che tipo di assetto dare alla sicurezza europea. Però non credo che diciamo, tutto questo avverrà secondo nei nostri tempi desiderati e nelle nostre scadenze europee. Credo che sarà determinante la resistenza ucraina, che ribadisco sta riportando dei passi avanti sul terreno, e credo che sarà determinante anche il costo della sconfitta che Putin sta subendo, e il fatto che Putin in questo momento abbia, per esempio per il 9 di maggio, avuto dei toni più bassi, si sia rivolto alla sua opinione pubblica, credo che stia aprendo dentro anche la mente del dittatore russo dei ragionamenti su quanto sia effettivamente costoso questo conflitto per loro. Speriamo che questa cosa avvenga il prima possibile. L'ultima cosa, sia sul rischio di una carestia mondiale che sul blocco dell'ultimo pacchetto di sanzioni. Fa bene Draghi a porre questo tema del rischio della carestia mondiale al tavolo anche americano, ma non solo, anche al tavolo europeo. La scelleratezza di Putin ha tantissime conseguenze anche nei paesi che non c'entrano niente con questo conflitto, come tutti i paesi africani, e quindi bisogna cercare di capire come proteggere non solo i nostri cittadini ma anche loro dal rischio di instabilità derivante dalla mancanza di grano. Quindi bene, mentre invece sulle sanzioni io credo che le sanzioni debbano essere adottate il prima possibile. Non diamo impressione di compattezza e unità con questi distinguo che stanno facendo in particolare l'Ungheria. Bene, la ringrazio, grazie a Lia Quartapelle.